Per quanto riguarda il discorso che stavo facendo, una cosa che mi è venuta in mente di riportare sembra banale, ma non lo è affatto. Ben brevissimo discorso di 10 secondi di intonazione che deve essere sempre costante e perfetta e di approccio, a quello che è la chitarra, no? Io una cosa che rimprovero a me stesso nel corso degli anni è di aver voluto sempre sparare troppe note, a volte ancora faccio questo errore, soprattutto per quanto riguarda un discorso di tipo legato alla musica jazz, dove il mio maestro continua a tirarmi delle pedate, figurativamente parlando, nel sedere, nonostante lui mi voglia bene come un padre, ma devo dire che non si stanca di ripetermi che sono ossessionato da questo rincorrere alcune cose. E nel mio campo lavorativo, musicalmente parlando, quello che è il mio genere, io redarguisco determinate persone che fanno un percorso allo stesso modo insieme a me. Per cui mi rendo conto che predicare, è facile da un certo punto di vista, ma riuscire a essere coerente in tutta la linea non è sempre facile. La cosa sulla quale mi voglio per cui soffermare è l'intonazione dei bending. Facciamo un esempio sulla quale cosa, ad esempio, lui mi ha spesso raccomandato, che è quello di un fraseggio e di un impasto di un mood particolarmente importante e interessante su un blues, sul quale anch'io stesso ho lavorato nel corso del tempo e penso di aver sviluppato una certa metricità, una certa morbidezza, e sperando di aver applicato una certa miglioria su determinati passaggi, riguardante semplicemente appunto quello che è il concetto del bending e i termini dell'espressività. Una perfetta intonazione, a volte, quello che è il passaggio di un tono, un semitono, un quarto di tono, è importantissimo il vibrato, per cui pensare meno a quello che stiamo vedendo in termini di note, di intervalli, ma proprio all'enfasi che ci riporta a quello che sono determinati anni e soprattutto determinati contesti, che hanno creato un determinato genere musicale. Proviamo a vedere ad esempio un esempio.